Mi presento, sono Alberto Muscio, sono il responsabile del laboratorio eLab dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Oggi, alla settimana della domotica, ho presentato il progetto MAIN. MAIN è l'acronimo di materiali intelligenti. È un progetto che è volto alla disseminazione, cioè alla promozione, alla diffusione di materiali a alta riflettanza solare che consentono di ridurre il surriscaldamento e quindi tutto quello che ne consegue, sia dei singoli edifici sia delle intere aree urbane. Questo viene ottenuto trattando opportunamente le superfici degli edifici. Il problema della riduzione del carico termico estivo degli edifici è un problema tecnicamente non semplice, che richiede una elevata preparazione dei tecnici per non ottenere situazioni anche controproducenti. Per questo motivo il progetto MAIN è orientato piuttosto che agli utenti finali, ai tecnici del settore a tutti i diversi livelli, sia i progettisti, sia i tecnici d'impresa, i tecnici comunali, i tecnici non specialisti del settore. Infatti, nell'ambito di questo progetto, con la collaborazione dell'Agenzia per l'Energia di Modena, vareremo dei programmi di formazione dei tecnici differenziati per livelli, dei programmi anche di labeling, cioè di etichetta di qualità, non del prodotto, ma dell'intero processo di proposta di una soluzione edilizia, in cui il label lo deve avere il prodotto, e quindi qui ci rifaremo agli standard europei in corso di definizione. Il label lo deve avere l'impresa, che deve avere dei tecnici formati specificamente. Il label lo deve avere il progettista, che deve avere subito una formazione specifica. Dall'insieme di queste, diciamo, formazione e certificazione di prodotto, noi otteniamo una soluzione, una proposta commerciale che poi si traduce in implementazione pratica sull'edificio di alta qualità e comunque di risultato certo. Quello che abbiamo cercato di fare è non di creare una nuova etichetta che si sovrappone alle 1000 etichette. L'etichetta è strumentale a ottenere un iter ben preciso del processo edilizio. Quindi è un'etichetta che noi creiamo nell'ambito di questo progetto, ma potrebbe tranquillamente in un futuro rientrare nell'ambito di un programma di etichettazione più ampio. Non,